per me preoccupa più il referendum o come questo paese riparte dopo la pandemia. Il referendum è un'occasione per ripartire, perché è un passo in avanti verso la modernizzazione del paese. È una grande occasione perché possiamo riportare l'Italia a livello europeo per numero di parlamentari. Signor Ministro, la Germania ha 700 parlamentari, la Francia ne ha 600, noi ne abbiamo 945. È un passo per riportare l'Italia ai livelli europei, ma è anche un passo per dire ai cittadini che in tempi di crisi, come quelli che stiamo attraversando, ogni euro, i soldi delle loro tasse, sarà speso bene. Signor Ministro, il taglio di 345 parlamentari, però il suo Stato costa 611.000 euro l'anno con 8 dipendenti, e il suo capo segreteria si costa 230.000-140.000 euro all'anno. Quindi a questo punto è un'ipocrisia voler tagliare i parlamentari, però il suo staff è bello costoso. E poi un'altra cosa, perché non è venuto a tavolo? Aveva paura della questione Ilva, si è rifugiato nei paesi. Guardi, mi hanno invitato qui e sono microfono a sostenere i nostri, e come sempre ho ricordato a tutti, quando qualcuno pone una questione di costi sul tema del taglio dei parlamentari, adesso no, parli del suo staff, ogni volta che si pone il problema dei soldi sul taglio dei parlamentari, io ricordo a tutti che noi ci tagliamo anche gli stipendi. Se gli altri vogliono tagliare i loro stipendi, noi siamo a disposizione. Parli del suo Stato, Di Maio, come giornalista e come iscritto al Movimento 5 Stelle da 7 anni. La domanda è questa: a quando un'assemblea reale di tutti gli iscritti e non solo su Rousseau? Io spero il prima possibile, anche perché, come ho detto in questi giorni, il movimento ha bisogno di una leadership forte. Non ho detto leader, ho detto di una leadership forte, che significa una struttura organizzativa che sia in grado di rispondere alle esigenze dei territori e delle istituzioni centrali. Il movimento non si può permettere dei defaillance, perché di fronte al fatto che stiamo governando la settima potenza mondiale dobbiamo essere forti. Quindi tutti gli argomenti di discussione, tutti i momenti di discussione reali, non solo digitali, sono ben accetti. Ovviamente bisogna chiederlo al reggente, al capo politico Vito Grimaldi. Grazie. Arrivo. Perché non è venuto a Taranto? Risponda. Io sono venuto a Taranto tante volte. Però un po' di rispetto educazione. Risponda, perché non è venuto a Taranto? Un po' di rispetto educazione. Prego. Mi hanno invitato a Martina Franca. No, assolutamente. Non si preoccupi. Perché tenete ArcelorMittal, non lo cacciate? Perché? Stia in silenzio. No, lei non no, è sempre così. Perché lei non risponde, ministro. Io sto rispondendo. Le faccio pelo e contropelo. Vabbè, ragazzi. Cosa c'è oltre il sì, ministro, su questi... Arrivo. Mi sarebbe proprio piaciuto farle vedere la città così, insomma. La prossima la volta verrò in borghese. Grazie, sì. Una cosa che rassicuri noi sostenitori di Chico. Sì, ieri ho parlato anche con gli altri sostenitori, me ne sto occupando e la sto seguendo passo passo. È importante anche il modo in cui la seguiamo. Attenzione, perché è un'interlocuzione col governo degli Stati Uniti, la stiamo portando avanti e Chico Forti è nel mio cuore, il caso Chico Forti è nel mio cuore, ve lo posso assicurare. Allora, un attimo, allora, guardate, io vi rispondo, basta che mi fate rispondere, non mi parlate. Non ci fa lavorare. Ok. Senza il voto disgiunto non si rischia di consegnare all'opposizione la Puglia? Ma io posso dirvi una cosa, fidiamoci dei cittadini pugliesi, saranno loro a scegliere. Molto spesso ai cittadini gli si danno una serie di indicazioni come se siamo di fronte a cittadini che non sanno decidere. I cittadini pugliesi sanno decidere, saranno loro a scegliere. Io sostengo qui in Puglia i nostri candidati alle comunali, i nostri candidati alle regionali e Antonella Laricchia candidata a presidente, perché ho già detto no a giochetti su queste cose qui, perché noi vogliamo
abbiamo un progetto di Puglia e lo vogliamo portare avanti. Però si tolgono voti a Emiliano. Ha pesato, diciamo, il fatto che molti parlamentari erano contrari all'accordo col PD ed Emiliano. Per esempio Barbara Lezzi è un elemento di spicco dei 5 Stelle e è stata... Guardi, io ho lavorato... Ho lavorato con Barbara, ragazzi, veramente è difficile con voi, vi dico la verità. Ho lavorato con Barbara Lezzi per 14 mesi come ministro. È una persona che ha voluto bene al Sud, che vuole bene al Sud, che ha fatto un grande lavoro da ministro e che grazie a lei anche si è accelerata la capacità di spesa dei fondi europei. Abbiamo sempre avuto un rapporto professionale di stima, io nei suoi riguardi posso usare solo parole positive per come ha lavorato. Poi, se sulla visione del futuro del movimento non abbiamo la stessa idea, questo comunque non pregiudica la mia stima nei suoi confronti. Grazie a tutti, ragazzi. Visto che siamo in campagna elettorale, qual è il suo pensiero? Guardi, io me ne sono occupato per 14 mesi, poi la formazione del nuovo governo ha visto Stefano Patuanelli arrivare al Ministero dello Sviluppo Economico, sta seguendo in maniera brillante questo dossier insieme al Presidente del Consiglio e ho massima fiducia in loro. Ministro, oltre al sì, nel testo del referendum, che cosa c'è? Grazie. Grazie. Voglio dirvi poche parole salutando tutti quelli che sono qui, ringraziando anche il Sindaco che è venuto a salutarmi prima quando sono arrivato. E noi abbiamo tante sfide davanti. Il 20 e il 21 settembre, tra le altre cose, tra le elezioni regionali, le elezioni comunali, c'è anche il voto per il referendum costituzionale. Io vorrei dirvi poche parole su questo tema, con i numeri, perché sono vostri soldi, sono soldi delle vostre tasse ed è giusto che vengano rispettati questi soldi. Noi, se poi si devono alzare, iniziamo a non rispettare più le norme. Grazie. Allora, il 20 e il 21 settembre siete chiamati a votare per questa legge costituzionale. La prima cosa che voglio dirvi è che secondo me di questo referendum non c'era assolutamente bisogno. Non ce n'era assolutamente bisogno perché avevamo già votato la legge costituzionale 4 volte in Parlamento, avevamo già votato alla Camera all'unanimità, cioè tutte le forze politiche avevano votato a favore, perché nell'ultimo voto nessuno se l'è sentita di far vedere al popolo che c'erano parlamentari contro il taglio ai parlamentari, quindi era assodato. Poi a un certo punto è iniziata una raccolta firme sempre tra i parlamentari per provare a indire il referendum. Perché? Perché è l'ultima spiaggia per provare a bloccare il taglio dei 345 parlamentari. Questo perché ve lo sto spiegando? Perché se andate a vedere le firme di chi ha chiesto il referendum, troverete parlamentari che oggi dicono che c'è un problema di rappresentatività nel taglio dei parlamentari, che però alcuni stavano in un partito e se ne sono andati in un altro partito. Ora, per me la rappresentatività, il rispetto per voi, come prima cosa prevede che se uno sta in una forza politica e se ne va in un'altra perché ha cambiato idea, è legittimo, ma ti dimetti e ti fai rieleggere. Non venirmi a parlare di rappresentatività perché tagliamo 345 parlamentari. Poi voglio dirvi una cosa al Ministro degli Esteri. L'Italia ha 945 parlamentari, 945 parlamentari eletti. La Germania, che ha più abitanti di noi, ne ha 700 e ci sono anche lì delle proposte di legge per tagliare questi 700 parlamentari e diminuirli ulteriormente. La Francia ne ha 600, l'Inghilterra ne ha quasi 600, noi ne abbiamo 945. Perché ne abbiamo 945? Perché quando è stata fatta la Costituzione della Repubblica, venivamo dal fascismo, c'erano istituzioni locali debolissime e si decise di rappresentare i cittadini col maggior numero di parlamentari possibili, 945. Da allora però sono nati i 76 europarlamentari italiani, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, i consiglieri di municipio, i consiglieri di quartiere, i consiglieri di comunità montane che arrivano fino al mare, i consiglieri di non so quanti altri enti che vi possono rappresentare. Se vi vengono a dire che c'è un problema di democrazia perché passiamo da 945 parlamentari a 600 parlamentari, perché se vince il sì finalmente arriviamo ai livelli europei, ditegli che mi
pare abbastanza chiaro che ci siano tutte le istituzioni per essere rappresentati. Infatti il problema non è la quantità, perché se il problema del Parlamento è che è più forte se ci sono più parlamentari, allora perché non fanno una legge per istituirne 2000 di parlamentari e abbiamo risolto il problema della forza del Parlamento italiano? Io non credo che sia un problema di quantità, io credo che sia un problema di qualità. E allora chi è che sta conducendo la battaglia per il no? Perché noi vi chiediamo e chiediamo a tutti di votare sì. Chi la sta conducendo la battaglia per il no? Andate a vedere. Molti dei parlamentari che sostengono la battaglia per il no al taglio dei parlamentari e vi parlano di rappresentatività, di importanza di rappresentare un territorio, non sono stati eletti neanche nel loro territorio, si sono fatti paracadutare in altri collegi da Palermo a Bolzano, da Bolzano a Palermo, perché non li conosce nessuno, per questo li votano ancora nelle zone dove vengono eletti. E questo non è un problema di rappresentatività. Chi è che vi ha parlato di rappresentatività in tutti questi anni? Nessuno. Questi avevano fatto tutte le riforme sui tagli possibili e immaginabili. Vi hanno tagliato la sanità, vi hanno tagliato i trasporti, vi hanno tagliato il welfare comunale, vi hanno tagliato tutto quello che potevano tagliare. Lì non c'era un problema di democrazia, se indebolisci la sanità privata e la regali a quella, e quella pubblica e la regali a quella privata. No, lì non c'è un problema di democrazia. Quando c'è un problema di democrazia in Italia, quando gli devi tagliare la poltrona a loro? Ma forse è arrivato il momento. Ed è arrivato il momento... Non perché questo è un referendum del Movimento 5 Stelle, guardate che il maggior numero di parlamentari che taglierete con il sì è proprio quello del Movimento 5 Stelle, perché noi ne abbiamo più di tutti. Allora quando vi dicono che il no è un voto contro il Movimento 5 Stelle, c'è gente che dice io voto no per punire i 5 Stelle, ditegli che possono votare sì per punire i 5 Stelle, perché non si tagliano solo i parlamentari degli altri partiti, tagliano anche noi. E infatti voi avete di fronte una razza strana di parlamentari che vi chiede di tagliare se stessa, non perché sia conveniente, ma perché è giusto. Perché è giusto. E andiamo sui soldi. Io prima ho parlato dei soldi delle vostre tasse. Si risparmiano 300.000 euro al giorno, sono pochi, lo dico prima di tutto io. Per il bilancio dello Stato 300.000 euro al giorno sono pochi. Però io una cosa non posso sopportare. Non posso sopportare che chi guadagna 13.000-14.000 euro al mese venga a dire a voi e che saranno mai 300.000 euro al giorno. Io rispondo sempre, al di là dei soldi, trattate con rispetto le tasse dei cittadini, perché c'è gente che nell'ordo della busta paga in una vita intera non li ha visti 300.000 euro. E se dobbiamo risparmiare anche solo un euro in più in tempi di crisi economica e sanitaria, si devono risparmiare. Anche perché lo so che non sono i 300.000 euro al giorno che vi cambiano la vita, però ricordiamoci che 300.000 euro qua, quante costavano le plafoniere d'oro del Palazzo della Regione Puglia? 500.000 euro da quest'altra parte, poi 2 milioni per i vitalizi, 4 milioni per le assicurazioni, 10 milioni per quell'altro tema, e ci ritroviamo di fronte al solito meccanismo per cui sembra sempre poco, ma come diceva qualcuno è la somma che fa il totale, e il totale sono soldi delle vostre tasse, e vanno trattati con enorme rispetto i soldi delle vostre tasse, soprattutto perché voglio dirvi una cosa, questo non è solo un tema di numero di parlamentari, le funzioni del Parlamento restano intatte. Quando però io prima dicevo che c'è un tema di qualità, non solo di quantità, io parlo anche di un'altra cosa. Quante volte, e lo so che tutti ci siete capitati, quante volte vi siete ritrovati di fronte a una legge che non si capisce perché è scritta con la legge 5 del paragrafo 4 che richiama al comma 3 dell'articolo 1 del decreto regio, dell'articolo 5 del decreto non so cosa. Le leggi si scrivono male anche perché il numero di parlamentari così alto fa sì che ognuno voglia mettere il proprio codicillo, la propria norma, la propria virgola. Vedrete che la qualità sicuramente migliorerà delle leggi se il numero di parlamentari in una commissione è più ristretto e lavora con più omogeneità, con più capacità di coordinamento. Poi la qualità dei parlamentari la decidete pure voi quando andate a votare, e questo dipende anche da quello che scegliete voi. Però ho serie difficoltà a pensare che il Parlamento è più forte se resta così,
perché veniamo da anni in cui sicuramente l'alto numero di parlamentari non è che ci abbia fatto impazzire. E chi è che vedete che si batte per il no? Andate a vedere una cosa. Molti di coloro che si battono per il no hanno il 95% di assenze in Parlamento. C'è uno studio che è stato fatto in questi giorni che spiega come il taglio dei parlamentari sia già in atto di fatto, soltanto che gli pagate ancora lo stipendio. Perché ci sono persone che molti non hanno mai avuto il piacere di vederle in aula, però continuano a costare allo Stato. Allora evitiamo tutta questa ipocrisia. Io non sono venuto a farvi il discorso che è un tema di risparmi, è un tema di modernizzazione del Paese. Portiamo finalmente ai livelli europei il numero dei parlamentari italiano, lo portiamo a livelli europei, questo è il nostro obiettivo. Ora io lo so che c'è chi dice, i cosiddetti benaltristi, che dicono ma ci vorrebbe ben altro, ok, certo che ci vorrebbe ben altro, io non sono venuto a dire che il problema è solo questo. Ma che abbiamo detto per anni ai cittadini italiani? Che non potevamo farli decidere con un sì o con un no su 100 articoli. Ve li ricordate i referendum in cui vi sottoponevano delle riforme di 100 articoli e vi dicevano o dici sì o dici no? E voi dicevate, ma io sono d'accordo con una parte, non sono d'accordo con l'altra, voglio avere il diritto di scegliere. Allora abbiamo fatto una legge costituzionale che riguarda un tema, il taglio dei parlamentari, poi se ne possono fare altre? Sicuramente. Però non sopporto quelli che ti vengono a dire, ma non serve il taglio dei parlamentari, dobbiamo fare il taglio degli stipendi dei parlamentari, niente di meno, dopo 8 anni, benvenuti, siamo contentissimi, le persone su questo palco si tagliano lo stipendio da 8 anni e lo facciamo di nostra iniziativa, non abbiamo mai aspettato una legge. Se il 22 settembre, dopo che gli italiani avranno mandato a casa 345 parlamentari, vogliamo tagliare pure gli stipendi, bene, invece di 100.000 euro al giorno, invece di 300.000 euro al giorno, ne risparmiamo 600.000, 700.000 al giorno. Ma lo stiamo chiedendo da 8 anni e vengono da noi a dirci no, voi siete populisti, perché invece del taglio dei parlamentari bisogna fare il taglio degli stipendi dei parlamentari. Quando dicevamo il taglio degli stipendi dei parlamentari, no, bisogna tagliare il numero dei parlamentari, ma non accampate scuse. Io non ho trovato ancora una scusa valida, anzi una ragione valida per votare no, e sarò contento di confrontarmi sul tema del sì e del no. Ieri, l'altro ieri sono stato in questa regione, ho incontrato un sacco di cittadini pugliesi e li ringrazio per l'affetto, per la vicinanza, come ringrazio voi che state al sole, non so da quanto, spero di liberarvi il prima possibile, non voglio parlare molto. Dalle 7 stai qua, come alla posta, sei venuto a prendere il posto per primo. E dobbiamo fare un'app per prendere i posti prenotati. La cosa che voglio dirvi sulla Puglia è che il 20 e il 21 settembre voi scegliete a chi mettere in mano le chiavi dei vostri ospedali. Oltre il 90% del bilancio regionale è sanità. Le tasse che pagate alla regione per oltre il 90% finiscono nel sistema sanitario, che è uno dei migliori al mondo nonostante la politica. Io devo ringraziare anche da questo palco medici, infermieri, operatori sociosanitari per tutto quello che hanno fatto, le nostre forze bianche che hanno combattuto il virus durante questo inverno. Però è anche vero che si può fare molto meglio come strutture sanitarie, come coordinamento della sanità, come edilizia sanitaria. E signori, stanno per arrivare 200 miliardi di euro dall'Europa del Recovery Fund, ma non li spenderemo noi da Roma, li spenderanno i vostri amministratori locali. Io non sono venuto a giudicarvi, ci mancherebbe altro, né a giudicare lo stato della vostra cosa pubblica in Puglia. Io sono venuto soltanto a dirvi che noi abbiamo vinto la trattativa europea e siamo il primo paese in Europa per miliardi di euro che riceverà dal Recovery Fund. Però questo è il punto di partenza, il punto di arrivo è che vanno spesi velocemente e bene, e questo dipenderà dai vostri amministratori locali, dai vostri amministratori territoriali, dalla capacità che avranno di spenderli nella direzione giusta e nel modo giusto.
ed è per questo che siamo stati insieme ad Antonella Laricchia in questi giorni, per raccontare la nostra visione della sanità, dell'ambiente, del tema del territorio, dei trasporti, quello che vogliamo fare per la Puglia. E posso dirvi una cosa, io uso un termine che usava un mio zio tempo fa quando diceva: tu ti devi sistemare, no? Quante volte te lo dicono, tu ti devi sistemare. Antonella Laricchia, per le proposte che ha ricevuto nelle ultime settimane, si poteva sistemare e non l'ha fatto, non le ha accettate. Ora non lo vengo a dire per l'esibizione, vengo a dirvi soltanto una cosa, che se non ha ceduto a queste proposte adesso, voi avete la certezza di avere un amministratore pubblico integerrimo che sarà in grado di amministrare correttamente i vostri soldi. E voglio dirvi anche una cosa un po' più concreta, entriamo nel concreto. Io lo so che il problema del nostro territorio, vengo dalla provincia di Napoli, è stato ed è il lavoro. Il lavoro in questo momento storico lo dobbiamo produrre rimettendo in moto dei settori che hanno dato lavoro per decenni al nostro popolo. Uno di questi è l'edilizia. Quando si è fermata l'edilizia in Italia, si è portata dietro in basso tutto, il commercio, il turismo, ha fermato tutto, perché era il motore del nostro modello economico. Però perché si è fermato? Perché abbiamo costruito così tanto che non si vendeva niente più, cioè abbiamo 1 milione di appartamenti sfitti o invenduti in Italia, e infatti è crollato il settore. Però adesso è arrivato il momento di fare un'altra cosa, e su questo voglio darvi un consiglio, forse ve ne hanno già parlato. Io non so quanti di voi conoscano una legge già approvata e vigente che si chiama Super Bonus al 110%. Noi partiamo da un presupposto che le vostre case vi costano troppo in bolletta elettrica, gas ed altre utenze. Costano troppo, voi pagate troppo. Pagate troppo anche perché c'è molta dispersione termica. Molte delle vostre case hanno una struttura degli anni 80, infissi, coi bendazioni. Allora facciamo così. Questa è una legge già vigente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate la trovate, super bonus 110%. Voi decidete di ristrutturare la vostra casa, mettendola a norma dal punto di vista energetico, che significa ristrutturare tutte le coibentazioni, gli infissi. L'impresa che chiamate, accedendo a questo super bonus, vi fa una fattura a zero, quindi voi non pagate niente. L'azienda riceve il 10% di quello che voi avete pagato in bonus dallo Stato, prende quella fattura, la porta in banca e da quel momento lo Stato e la banca, voi non c'entrate niente più, tantomeno l'azienda, si scontano il credito d'imposta su 10-20 anni ed è una relazione tra lo Stato e la banca, voi non c'entrate niente più. Voi avete ristrutturato la casa, ma avete fatto ripartire le imprese dell'edilizia di questo territorio e abbiamo anche diminuito l'impatto ambientale delle nostre case. Vedetela, e lo dico anche a tutte le imprese turistiche di questo territorio che hanno i bed and breakfast, che hanno piccole realtà. Noi con i soldi del Recovery Fund continueremo a finanziarlo, quindi per ora ci sono 4 miliardi e mezzo, ma continueremo ancora a finanziare questo strumento perché sta funzionando e perché anche le banche ci guadagnano in questo meccanismo. Quindi ci guadagnano tutti, hanno tutti interesse a farvelo fare. Voi ristrutturate la casa, ma noi rimettiamo in moto l'edilizia, che significa ridare lavoro a giovani e meno giovani che su questo territorio non avevano possibilità, e non solo alle maestranze, ma ai professionisti, al commercio, perché la ristrutturazione significa anche forniture. Questo noi ne siamo profondamente consapevoli e ve lo dico non per pubblicità, perché noi ormai già l'abbiamo fatta. Usatelo il super bonus, chiedete ai vostri professionisti o alle vostre imprese di fiducia, perché è un'opportunità per creare lavoro. E poi io voglio dirvi qualche altra cosa su un tema generale. Io lo so, noi ci siamo visti 2 anni, qualche mese fa, in campagna elettorale per le politiche. Dal 4 marzo del 2018 è passato tanto tempo, è successo di tutto in questo paese. Abbiamo cambiato 2 governi perché il primo che è accaduto era per non fare il quarto voto sul taglio dei parlamentari, lo sappiamo benissimo. Poi noi abbiamo formato il secondo governo proprio sul taglio dei parlamentari, chiedendo di votare in aula la quarta volta. Hanno votato tutti all'unanimità perché avevano paura di passare per quelli che non volevano tagliare se stessi, salvo poi indire il referendum. Io voglio dirvi che non sempre quello che abbiamo fatto, anzi quasi mai, ci è convenuto.
A noi non conveniva andare al governo, da un punto di vista di risultati elettorali ce ne potevamo stare all'opposizione, era tutto molto semplice e andava tutto molto meglio, ne sono sicuro, ma non andava meglio per voi, andava meglio per il movimento, non per voi, perché vi sareste ritrovati gli stessi, le stesse dinamiche al governo del passato. La sera del 4 marzo del 2018, come voi stavate guardando la televisione con i risultati elettorali, noi stavamo facendo la stessa cosa. In un albergo a Roma, dove ci eravamo riuniti, in una sala conferenza, stavamo guardando i TG che davano i risultati. Quando io ho visto 33%, ho capito subito che era troppo poco per governare da soli e troppo per starcene all'opposizione. Quella sera si decideva se varcare il Rubicone e provare a fare un governo con qualcun altro, oppure lasciare questo paese in balia delle dinamiche di sempre che avrebbero avvantaggiato il movimento, perché avremmo passato altri 5 anni a dire che vi stavano massacrando, però vi stavano massacrando. È successo quella sera che quando decidiamo di provare a fare un governo con qualcun altro, vicino a me c'era un professore universitario, vostro corregionale, che in 2 mesi sarebbe diventato Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che abbiamo dato a questo Paese 2 volte come Presidente del Consiglio dei Ministri, facendo trattative col peso del Movimento 5 Stelle. E io vi dico una cosa, nessuno aveva previsto quello che ci sta succedendo come umanità. Pensate che cosa stavate facendo un anno fa di questa giornata e immaginate un anno fa di guardare questa piazza tutti con le mascherine, con le sedie così divise e noi che dobbiamo toglierci e mettere le mascherine quando parliamo al microfono. Sarebbe stato impensabile. È successo, ma nel periodo peggiore della crisi, dal dopoguerra ad oggi, nel periodo peggiore di una crisi dal dopoguerra ad oggi, io sono contento di essere tra le forze politiche, di essere in una di quelle forze politiche che ha dato Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio a questo Paese. Perché rabbrividisco all'idea che potevano stare al governo i negazionisti, quelli che vanno dicendo che il virus non esiste, che la mascherina è una sciocchezza, andassero a dirlo ai familiari delle vittime delle province di Bergamo, di Brescia, di tutte quelle province in Veneto che hanno perso migliaia di loro concittadini, in cui ogni famiglia ha un morto. E questo discorso sugli anziani mi fa rabbrividire, il fatto, vabbè, ma quello era già anziano. Abbiamo scoperto come gli anziani siano il nostro tesoro da proteggere nella nostra società, lasciati ai margini nell'RSA, RSA che avevano delle condizioni di sicurezza e di sanità totalmente insufficienti. Questo virus ha rimesso al centro il valore della vita e non ce lo dimentichiamo, perché da un dramma del genere almeno viene fuori che la priorità ancora una volta è il diritto alla salute dei nostri concittadini e quindi gli investimenti nella sanità, gli investimenti nell'educazione alimentare, gli investimenti nell'educazione in generale. Perché vedere una piazza con 3.000 persone che stanno accalcate senza mascherina non è un problema solo per quelle persone, è un problema per quelli con cui entreranno a contatto. E noi siamo pieni di esempi in questo momento di ragazzi che sono andati in vacanza all'estero quest'estate, sono tornati col virus, hanno infettato il padre, loro stanno bene, il padre sta in terapia intensiva a lottare tra la vita e la morte. E noi questo lo dobbiamo tenere presente quando purtroppo dobbiamo fare i sacrifici come quelli che avete fatto voi per 80 giorni chiusi in casa, e voi italiani siete diventati un modello per tutto il mondo e in tutti i paesi del mondo hanno cominciato ad applicare il modello italiano, la civiltà italiana di persone che hanno rispettato le regole e sono state solidali tra di loro, a parte alcuni pochissimi e insignificanti esempi negativi. Quindi abbiamo tanto da fare e quello che vi posso dire è che noi ce la metteremo tutta con lo spirito di sempre. Non vi libererete mai di noi, è inutile che qualcuno ci prova, non vi libererete mai del movimento, perché noi ci saremo sempre. E lo continuo a dire questo, perché c'è sempre qualcuno che lo spera, anche in questo referendum, votiamo no e mandiamo a casa i 5 Stelle, a parte il fatto che noi stessi stiamo chiedendo di votare sì, e questo produrrà anche minori probabilità per tanti parlamentari del movimento di rientrare, ma questo non ci interessa. Il tema vero, quello che noi stiamo mettendo in piedi in questo momento con i 200 miliardi di euro del Recovery Fund, è il grande bottino che vogliono tutti,
attenzione a chi lo mettete in mano questo bottino, perché in 2 anni si devono spendere soldi che non sono mai stati spesi nella nostra storia. Abbiamo fatto un calcolo. Tutti i soldi spesi nell'Occidente sono più del piano Marshall del dopoguerra. Tutti i soldi che stiamo mettendo in campo sono più del piano Marshall del dopoguerra. Ricordatevi come sono cresciute intorno ad alcune disfunzioni del piano Marshall lobby fortissime. Ve le ricordate? Che presero quei soldi e ne hanno fatto un impero. Immaginate adesso che cosa può succedere se non stiamo attenti. E le decisioni, la decisione è nelle vostre mani. Noi ci affidiamo a voi come voi vi affidate a noi, e tutti insieme proveremo a cambiare questo paese. Mi raccomando, sentite questa responsabilità di modernizzazione del paese e di rilancio del nostro paese quando andate a votare. Grazie a tutti, grazie a Martina Franca, grazie a tutti voi che siete qui. Grazie.